Allora, dobbiamo iniziare subito a fare i compiti perché stasera abbiamo un sacco di cose da fare. Anastasia, vieni qua un attimo che ti... Madonna, ma tu sei speciale! Ma sei speciale! Anche tu sei speciale, vero amore? Che mi darai tantissime soddisfazioni. Dai, che dobbiamo uscire perché stasera abbiamo deciso di compleanno, una cena alle 9 e dobbiamo ancora comprare due regali. Uno per il compleanno di stasera e uno per un compleanno che è già passato e lo dobbiamo dare. No. Vai a prendere Gio via. Cosa c'è? Gli occhi te, non loro. Te. Io. Gli occhi? Sì, sono chiusi. Ma sei sciocca! Cosa mi hai lanciato? Mamma mia, monellina del mio cuore. Va bene, dai, Anastasia, tira fuori il diario e Vanessa, tira fuori il diario. No. Dai, su, lo so, ti ho svegliato prestissimo stamattina, ma se non avessi fatto così, non saremmo riusciti a fare tutte le commissioni oggi. Dai, che alle 5 dobbiamo essere a un compleanno. Cosa stai facendo? Rifallo? No. Fai vedere a tutti quanto sei felice che devi fare i compiti. Dai. No. Allora, mentre la... Dai. Vai a prendere il diario. Vai a prendere il diario. Esatto, amore, questo è l'entusiasmo che piace a me. Dai, su. Allora, tu hai già preso il diario. Devi fare le operazioni, Anastasia, vero? Sì, ma non ho compagna. Vanessa, la smetti? Eh? Mi aiuti? A fare le operazioni? No, le devi fare da sola e devi imparare a farle da sola, ok? Dov'è il diario? Tu invece fammi vedere un po'. Leggiamo. Vediamo cosa c'è scritto. Domani è lunedì 30. Non c'è scritto nulla. No amore, quello è novembre. No, non è novembre. Dai, Vanessina. Però leggo. Colora le parole che contengono cacocu e pronta le amore. Bravissima. Matematica, studiare le potenze, pagina 14 sul quaderno, esercizio pagina 153 e 154. Brava. Vado a stendere, mi raccomando fate i compiti, ok? Tra poco scendo e vi vengo a controllare, fate le brave, non fate le furbe. Ok. Mi manca il quaderno di matematica. Vado a prenderlo. Ma che cosa sono questi? Guarda che cosa ho trovato. Cosa sono? Non ho idea. Un tablet. Sì. Uno per bambini, uno per grandi. Quello è tuo e questo è mio. Wow. Desideravo tantissimo un tablet. Ma è quello mio. È vero. Guarda Ani, abbiamo anche lo spirato in inglese. Così quando andiamo dalle nostre cugine ce l'abbiamo già. Vero. E questo cos'è? Fotocamera. Poi guarda, abbiamo Matt dove puoi fare le videochiamate con le nostre cugine. Guarda Ani, poi abbiamo anche due calcolatrici e puoi anche fare i compiti qua. Vero. Vediamoli. Facciamo 9 per... Quale vuoi? Facciamo 9 per 83. Guarda quanto fa. Uguale 747. Wow, posso fare i compiti così. Facciamo un altro. Qua, sì, credo sì, ok.
Facciamo allora 59 per 67. Vediamo, uguale 3953. Oddio! Aspetta, Ani, c'è anche il mio. È vero. Vediamo com'è. Che bello! Vediamo, guarda com'è bello. Abbiamo anche me, abbiamo la fotocamera, Meet, YouTube, Google, poi abbiamo l'App Store e se non mi ricordo male forse c'era anche il pennino. Eccolo, vediamo com'è. Allora, con questo pennino possiamo andare da tutte le parti, guarda Ani, senza usare più il dito. Che bello, posso vedere un secondo? Ok, vai, scrivi quello che vuoi. Ciao. Come stai? Tutto bene? Vale, ma vediamo se va anche sul mio. È vero. Il pennino? Proviamo, vai. Andiamo su. Qua su Google. Ah, vero? Google? Sì, va. Sì, va. Guarda, Vani. Abbiamo un sacco di cose. Sì. Oppure abbiamo questi qua. Che belli. Poi abbiamo Popo e Leo. Che carino. I lama, ne abbiamo un sacco, i brutti. Vero? Sì. E questi normali, i classici. Che belli gattini. Ragazzi, ho fatto tardissimo, mi sono persa a stendere, a fare lavatrici. Speriamo che le bimbe abbiano finito di fare i compiti perché dobbiamo assolutamente uscire. Aspetta, mi è venuta un'idea. Ok. Bimbe. Ah, ma state ancora facendo i compiti? Vi manca molto? No. Che modo strano che avete di fare i compiti. Va di moda fare i compiti così? Sì. E cosa state facendo? Matematica tutte e due? Sì, io matematica. Ah, ma dai, che brave. Ma non avete bisogno di una mano? No, guarda. No? Sei sicura? Sì. Ah, ma ho visto una cosa, scusa. Ani, ho visto una cosa azzurra. Qual è? Cosa state facendo? Cos'è? Cosa state facendo? No! Anastasia, Vanessa! Ma dove li avete trovati? Lei. Ma no! Dove li avete trovati? Anastasia li ha trovati di là. No, lei è entrata là dentro. No, no, vabbè, no. Aspetta, questo è un errore mio, li ho dimenticati. Erano il vostro regalo per Natale. Ma quindi, scusa, fatemi capire. Fammi vedere. Ma state facendo i compiti col tablet? Sì. Ma non si fanno i conti col tablet. I conti li dovete fare voi. No, Vanessa, sei in castigo. Anche tu. No. Sì, siete in castigo. Io ho sbagliato, li ho dimenticati. Ehi, sto parlando. Io sto facendo 400. Allora. Ok, visto che voi non mi state ascoltando e avete fatto i compiti con il tablet, oggi usciamo, andiamo a comprare il regalo a Sofia, ma al compleanno di Sofia non ci andiamo. Vi sono piaciuti almeno i tablet? Sì. Sono belli? Sì. Lo sapete che sono della Doji? Il tuo è il T10 Pro e il tuo è Kids, come quello di Ari, amore. Volevo farti una super sorpresa, ma sono troppo stanca. Ma Natale tra poco. Sì, Natale tra poco, mica tanto, Natale tra due mesi. Adesso avrete un regalo in meno. Ma scusate, quando avete trovato questi tablet non dovevate aprirli, ma chi vi ha dato il permesso? Io li abbiamo trovato. Ma che c'entra? Ma se erano lì e c'era un motivo. Non dovevate aprirli, assolutamente. Non avevate immaginato che potevano essere un vostro regalo. Anastasia, sei in castigo, non mi stai nemmeno ascoltando. Ridammelo. Ridammelo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sì, è suonata la sveglia per ricordarvi che siete in castigo, eh. Adesso il compleanno non v'è più. Datemi i tablet. Datemi immediatamente i tablet. Poi controllo tutti i compiti e lunedì parlo con le vostre maestre. Adesso però ci dobbiamo preparare perché dobbiamo uscire. Dobbiamo andare a scegliere il regalo per la tua compagna, alla quale daremo il regalo e torneremo a casa. E invece sì, siete due maleducate. Andiamo.
Siete super pentite per aver aperto i regali che non dovevate nemmeno toccare? Vabbè, non visti. Vabbè. Lo so che siete curiose, avete trovato due cose bellissime. Però vabbè, la prossima volta se trovate qualcosa non apritela più. Okay. I tablet sono della Doji, il tuo è il T10 Pro e il tuo è quello Kids. E vi volevo fare una super sorpresa e non ci sono riuscita. Dovevi nasconderli bene. Hai ragione, mi erano appena arrivati, li avevo messi lì, ma non pensavo che li vedeste subito. Dove? Al compleanno. Non lo so, ci devo pensare. Devi scegliere il regalo per Sofia. Vuoi orientarti su delle matite, dei quaderni da colorare? O andiamo di là dove ci sono i saponi? Sì, sì, preferisci? Ok, allora andiamo. Ora siamo nel reparto dove ci potrebbe essere qualcosa di positivo. Quindi c'è questo balsamo. Compriamo guarda, questo. Guarda quanti burri qua. Me lo compriamo. Se ti piace, sì. Prendi quello che ti piace. Qua ci sono dei... Mamma, questo mi piace. Lo vuoi tu? Va bene, amore. Grazie, questo è mio, attenta a non confonderti. No, amore, poi facciamo il sacchettino. Anzi, adesso andiamo a prendere anche il sacchettino, ok? Dai, anche questi burri cacao qui? Va bene. Sì, dai. Sì? Sì, andiamo. Andiamo a vedere cosa c'è di qua. Sembra solo per una cacao. Trovato? Ok, perfetto. Le bombe da bagno. Ma c'è la maschera? Non lo sappiamo, magari sì. Anche un set da viaggio come questo, guarda che carino. Bello. Secondo me è bello. Dai, anche questo. Regaliamo. Ti piace? Sì. Ok, metti qua dentro. Cosa c'è qua? Guarda, queste mollettine ti piacciono? O sono troppo estive e l'estate è finita? Questi per fare i codini. Sì, perché lei anche le volte viene sempre con la coda. Ecco, ok, sì, anche questi. Anche questo perché lei viene sempre con la coda. Ok. Siamo arrivati al bigliettino d'auguri. Sono qua. Vuoi quello che suona? Che ti piace? Questo. No, questo. Come no? Aprilo. Non suona? Ah, questo non funziona. Questo? Non suona, no? No. Strano. No, però devi mettere le batterie. No, non dovrei. Apri questo. Aspetta. Ok, questo? Sì. Dai, così andiamo, che abbiamo altre commissioni da fare. Perfetto. Abbiamo preso anche il secondo regalo per questa bimba che ha compiuto 18 anni qualche settimana fa. Sì. Adesso aspettiamo papà che finisce di parlare al telefono e magari pranziamo qua, va bene? Così quando torniamo a casa dobbiamo mangiare. Però possiamo andare subito lì. No, subito no, perché presto. Sai cosa potete fare invece? I compiti senza il tablet. Che ne dici? Allora, buon appetito. Fa vedere, amore. Adesso mangia che poi andiamo a casa e buon appetito anche a te. Sono buoni? Le patatine sembrano buone. Vero? Ma le ho anch'io, sai? Grazie. No, ma le ho anch'io. Va bene, grazie. Brava Vanessa, meno male che almeno stai facendo i compiti. Comunque bambine, io vi devo dare una brutta notizia. Soprattutto a te. Purtroppo ho deciso che siete in castigo e che quindi al compleanno non vi porto. Inutile che fai la. Ho deciso che al compleanno non ti porto. Cioè, ti porto, le consegniamo il regalo e torniamo a casa, ok? Sai cosa ti fa? Ma poi non è così. Perché sì? Sì, ma i compiti non si fanno col tablet, ok? Ma noi non l'abbiamo fatto i compiti. Sì. Non l'abbiamo solo preso e abbiamo guardato. No, c'era la calcolatrice attiva, bella. Ah, bella, guarda che po'. Cioè, e poi io sto facendo grammatica, non guarda, ho capito. Adesso, prima no. Cosa ti faccio se non mi porti? Cosa mi fai? Anastasia! Faccio tu. Vabbè, allora comincia a capire come farmelo perché io non ti porto. Ma sei proprio sciocca. Sono al compleanno, ma lasciamo il regalo e poi torniamo a casa. No, okay. Per favore, solo per questa volta. No, Anastasia, ti sei comportata male. Non si fa così. Non devo sempre essere io quella che si deve abbassare. Dai, mamma, per una volta. Ma ti sembra giusto che io devo sempre farvela passare? Vabbè, ma una volta. Prometti che non lo fai mai più? Ok. Guarda che sei in seconda elementare e i compiti li devi fare col tuo cervello, non con quello di un computer, ok? Sì. Promesso? Mm-hmm. Va bene, dai. Proprio perché ho detto alla mamma di questa bimba che andavamo e non voglio fare brutte figure, ok? Sì. E cosa ti stai truccando? Lo scheletro, wow. Bellissimo. Hai mangiato
tutto? Fatti vedere. Hai visto tua sorella di cosa si sta truccando? Sì. Tu sei una farfalla. Cosa devo fare con questo piatto? Tenerlo? Ok, siamo tornati dalla festa. Guardate cosa ci hanno dato. Allora, tra tutti questa... i dolciumi. Che bello questo ciupa ciupa. Oh, tu ce l'hai. Questo è il mio preferito. Panna e fragola. E questi sono tutti miei. No. E poi c'è questa. Ma io non ce l'ho così, io ce l'ho diversi. E poi c'è questa. Sì. Poi c'è questa. Io c'ho frizzi frizzi. C'è questa. Va bene. Io c'ho frizzi frizzi. Ho capito, amore. C'è questa. Va bene, frizzi, amore. Adesso. Io frizzi frizzi. Va bene, amore. Allora, mi promettete che non fate più quello che avete fatto oggi, ma che fate i compiti seriamente? Adesso dobbiamo andare anche fuori a cena, è una giornata che non termina mai. Salutiamo i nostri cucciolini e andiamo a cena. Cucciolini, cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao!